un ricco calendario di incontri, esposizioni e workshop. Torna a Ferrara per la 25esima edizione il Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese Culturali. L'atteso appuntamento, che si terrà dal 21 al 23 marzo, è stato presentato in Regione. Il turismo culturale è uno degli elementi di maggiore attrazione che ha fatto registrare quest'anno delle performance di crescita importanti, e quindi è chiaro che per sviluppare questo connubio, che è legato naturalmente ai grandi eventi e alle grandi mostre, ma soprattutto alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e monumentale, c'è bisogno ovviamente non solo di tutelare, di conservare, prima di tutto c'è bisogno di tutelare e di conservare, ma poi c'è bisogno naturalmente anche di valorizzare. Credo che il Salone di Ferrara rappresenti appunto un punto di sintesi, di congiunzione fra questi elementi, la tutela, la conservazione da una parte e la valorizzazione dall'altra. Numeri importanti quelli in programma per l'edizione 2018 del Salone. Gli esponitori sono 270, i convegni sono oltre 120 in tre giorni, e questo è un'argomentazione straordinaria che dà un'evoluzione direi continua in questo tema di contatti che sono straordinari. Ovviamente le tematiche salvaguardia, conservazione e tutela del patrimonio, il restauro ovviamente è presente con l'Associazione al suo restauro, con tanti esponitori, con una convegnistica molto importante, abbiamo delegazioni straniere da tanti paesi, la fiera è diventata quest'anno internazionale, certificata, perché abbiamo la presenza oltre che di tanti paesi presenti anche come esponitori, a cominciare dalla Russia con l'Ermitage di San Pietroburgo.